Una vittoria ed una sconfitta beffarda. Questo il bilancio per le formazioni di volley Ofantine. Per la seconda di ritorno del campionato di Serie B2 nazionale, la Libera Virtus Cerignola rispetta appieno il fattore campo, battendo con un sonoro 3-0 il Royal Salerno, con i parziali di 25-17, 25-13, 25-23, con le campane ad un passo dal riaprire la contesa. Bella sfida adrenalinica nel campionato di Serie D femminile con il big match fra Aquila Azzurra Trani, capolista del torneo, e Pallavolo Cerignola, terza. Le tranesi hanno dovuto faticare le proverbiali sette camicie per battere le ragazze fucsia guidate da Michele Valentino, che hanno dato vita ad un match intensissimo che si è chiuso beffardamente al quinto set. Questa è la successione dei parziali: 17-25, 25-14, 14-25, 25-16, 16-14.